Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo-Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. Buonasera e benvenuti alla puntata numero 370 della trasmissione L'Altro Calcio. E buonasera e grazie di essere qui con noi. Buonasera a Franco La Terza. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. E buonasera a chi dall'altra parte ci dirige nella sala regia. Quindi complimenti, come al solito, grandissimo e immenso. Allora, Franco, iniziamo subito con questo sommario, poi stavolta ci divertiremo. Siamo quasi alla fine, quindi ormai è penultima puntata. Sommario della puntata numero 370. Prima categoria girone G, seconda categoria playoff fase finale, terza categoria playoff anche questo, poi ci sono i campionati giovanili. Poi vi farò vedere delle grafiche relative ai campionati che si sono conclusi e stanno andando verso la fase finale. Noi abbiamo iniziato un pochettino più tardi, però stiamo mantenendo i contatti fino alla fine. Adesso la regia parte con la prima categoria. Ed eccoci all'ultima giornata del campionato di prima categoria. Certosa Padula Acquavella 4-0, Fipe Polla Alfanese 4-0, Newmassa Sassano 1-1, Sapri Calcio Procogliano 6-4, Pattano Eraion 3-4, Real Palomonte Gregoriana 1-1, Rofrano Cicerale Terra dei Ceci 4-2, ha riposato il Real Agropoli per questa classifica finale, dove Real Palomonte 71 punti ha vinto il campionato ed è promosso in promozione. Gregoriana 70 punti è promossa in promozione come migliore tra le seconde. Poi Sassano Calcio 58, Real Agropoli 52, Pattano 50, Cicerale Terra dei Ceci 48, Newmassa 43, Procogliano 38, Acquavella 35, Certosa di Padula 34 e Raion 32. Rofrano 32, però Eraion è meglio messa negli scontri diretti, quindi automaticamente ha acquisito la salvezza matematica. Rofrano invece 32, Fipe Polla 25, Sapri 6, Alfanese 1. L'unica squadra retrocessa è l'Alfanese. Perché? Andiamo subito a vedere la classifica marcatori, poi vi spiegherò un attimo sulle grafiche successive. Troiano Antonio lo incoroniamo anche per il secondo anno consecutivo capocannoniere con 36 gol, Cannalonga Domenico Real Agropoli 24, Maiorino Giuseppe del Procogliano con 23, complimenti a tutti quanti. E andiamo a vedere i verdetti finali dove il Real Palomonte è promosso in promozione diretta, Gregoriana invece è la migliore seconda, quindi promozione diretta, nessun playoff o playout e tutto il resto. Alfanese retrocesso in seconda categoria. E qua, attenzione, se si segue il regolamento federale, ci dovrà essere prima questa partita sul campo di Rofrano, Rofrano-Fipe Polla. Poi sul campo della perdente, la perdente di Rofrano-Fipe Polla contro Sapri Calcio. Questo è quello che ha detto la federazione nel momento in cui sono stati diramati i campionati di prima categoria. E qua, Franco, c'è da ritornare indietro. Quindi ha messo che il Rofrano vinca e il Fipe Polla poi vinca col Sapri. E salvo è retrocesso, perché retrocedono due squadre. È retrocesso direttamente Sapri, che poi diciamo è assurdo che una squadra che ha 19 punti di vantaggio sulla penultima debba fare i play-out. Quindi questa è un'altra assurdità della federazione, questa che ahimè non si è sempre il solito discorso: chi costruisce le macchine e le utilitarie non ci va sull'autolitaria, così come chi si occupa di questi campionati è qualcuno che normalmente stava in politica e adesso si occupa di calcio, e quindi
Chi ha fatto quel regolamento è un regolamento sbagliato, perché non si può impegnare altre giornate, altre persone per... qua c'erano due retrocessioni dirette da fare e basta. Poi Franco, c'è da dire, la partita più importante era quella tra Real Palomonte e Gregoriano. Sì, io mi sono preparato, vorrei che la regia mi inquadrasse per un attimo, perché io simbolicamente debbo un euro che al conduttore, glielo metto qui, perché grazie, e perché ci siamo giocati un caffè per quanto riguardava i risultati. Ovvio, io avevo più possibilità perché dissi 2 su 3, è stata semplice poi più per me, invece a te era secco il pareggio è stato tutti no, e il due. Pareggio com'era? Il pareggio era per, come risultato 1-1, sì, dicesti questo e quindi bisogna, allora, accettare la corsa. Non per dire, però abbiamo detto in trasmissione che un 1-1 avrebbe portato tutte e due le squadre in promozione. Questo non significa che noi stiamo dicendo che c'è stato un accordo, perché no, assolutamente. Non era un pronostico. Però Rofrano era automaticamente tagliato fuori, già si vedeva dal risultato, nonostante l'impegno del presidente Ricciardone e da tutto il resto. Ma quel posto, anziché della Gregoriana, lo prendeva qualche altra squadra. E quindi noi abbiamo seguito questo girone e alla fine la Gregoriana l'ha meritato questo, perché addirittura ha mantenuto la testa della classifica. Quindi Real Palomonte e Gregoriana hanno meritato questa vittoria finale di questo campionato. Quindi i complimenti vanno a tutte e due le dirigenze e tutto il resto. Per il Sassano del presidente Ricciardone, ha mantenuto vivo il campionato, vanno i complimenti a lui, a Cammarano, a tutti i ragazzi. Però le squadre si fanno nel mese di giugno, luglio, non si costruiscono a gennaio, perché a gennaio oramai i giochi sono fatti ed è difficile andare a recuperare. Quindi... anche perché il Sassano ha avuto un rush finale, l'ultima tranche del campionato, con filotto di partite ininterrotte fino a quello della Real Palomonte, credo insomma sia stata lì la... Però diciamo un'altra cosa, Franco, il Sassano è partito... in alcune partite perse in casa, sì, addirittura sì, sì, con 8-9 giocatori. Vabbè, ma, quindi attenzione. Questo è un problema che deve guardare la società. Cioè, l'amore e la passione del presidente Ricciardone, che è un, conta fino a un, certo un nostro punto. Amico. Sì, però se le cose si fanno un pochettino più ponderate, certo, e si crede in qualcosa di diverso, perché... ahimè, Real Palomonte e Gregoriana, se non hanno una struttura di settore giovanile e devono andare a cercare gli under, li devono pagare, non avranno mai under di un certo livello, rischiano come il Santa Cecilia quest'anno per retrocesso. Quindi certo, praticamente bisogna costruire i giocatori sul territorio. Bisogna costruire, ma poi bisogna avere pure quello che si vuole. La Marcord per la propria squadra, questo è il riferimento al Sassano e al presidente Ricciardone, ha una valenza che trova il tempo che trova. In effetti bisogna essere poi sul potere decisionale forti, insistere insomma affinché si possa... Ma soprattutto avere un gruppo di dirigenti appunto, dietro. Appunto, questo, forse il presidente Ricciardone, dall'alto della sua bontà, crede di... così di avere tutto sotto controllo, quando poi si tratta di scontrarsi con realtà grandi alla fine trovi l'ostacolo, e l'ostacolo stavolta l'ha trovato per una piccolezza, insomma per delle distrazioni che a questi livelli penso non si debbano e non si possono avere. Ecco, l'altra cosa, abbiamo parlato della vetta della classifica, io parlerei anche del Rofrano, quindi pregherei la regia di mandare in onda le immagini che ci ha preparato Lorenzo Speranza, che voglio ringraziare. Qua abbiamo avuto tante persone che ci hanno dato una mano, quindi un grazie a Lorenzo Speranza per le immagini che state vedendo, le due squadre che entrano in campo, e poi ci sarà il minuto di raccoglimento. Però il Rofrano ha fatto l'impresa, quindi i complimenti vanno a Lorenzo Capobianco, perché se le cose filavano lisce e se il Pattano non perdeva una partita in casa contro la compagine delle Rayon con la rete di Grimaldi all'80esimo del secondo tempo, quindi praticamente le Rayon ha realizzato il gol 10 minuti dalla fine, una maggiore attenzione ed il Rofrano era salvezza diretta.
Poi, ripeto, andare a giocare a Rofrano, sul campo di Rofrano, contro una squadra ben organizzata e una struttura ben fatta da Lorenzo Capobianco, sì, è veramente difficile. Quindi, a questo punto, anche se le partite si devono prima giocare, quindi è anche il Fipe Polla un gruppo di calciatori da ammirare, tutti i ragazzi del 99, 2000, 2001, diretti da un bravissimo allenatore che è Augusto Gentile, a cui vanno i complimenti nostri per il Fipe Polla, diciamo il Fipe Polla che ha vinto 4-0 la partita contro l'Alfanese, una vittoria importante anche quella per il Fipe Polla. Però per quanto riguarda i gol, sono stati di Soldi, una tripletta e gol di Valente, quindi l'arbitro della gara era Trimarco della sezione di Battipaglia per quanto riguarda la compagine del Fipe Polla. Ma io ritornerei un attimino proprio sulla gara del Rayon, sì, una partita importante dove la compagine di casa aveva fatto cose eccezionali nelle partite precedenti in casa. Adesso sarà capitato che, diciamo, in questo periodo ci stanno le prime comunioni. È sempre il solito discorso. Sarà capitato qualche cosa del genere, perché altrimenti una squadra, qui vanno i complimenti a mister Antuoni, che ha fatto cose stupende. Nessuna delle squadre capoliste è uscita indenne dal campo o è riuscita a portare a casa la posta piena sul campo del Pattano. Il Pattano che alla fine è la quinta forza del campionato, quindi se non c'erano queste squadre che correvano così in avanti, il Pattano era a giocarsi adesso i playoff. Quindi complimenti al Pattano di mister Antuoni. Quindi i complimenti vanno anche alle Rayon di mister Fiorillo, che alla fine ci ha creduto, è riuscito a vincere questa partita sul campo di Vallo della Lucania e ha portato a casa la posta piena e una vittoria importantissima che ha significato la permanenza diretta nel campionato di prima categoria. Sai, no, io volevo dire due cose, una riguardo al Rofrano. Tutti quanti ci stiamo chiedendo se Capobianco fosse arrivato 3 mesi prima cosa poteva succedere in quel di Rofrano. Così non è stato. Comunque si va a giocare la prima dei play-out con questo Fipe Polla. Scusate, che è una squadra di giovani, è una squadra a cui va il plauso di tutti quanti noi, così come tutte le squadre che partecipano a tutti i campionati, e che dirà ancora una volta la forza, vedremo ancora una volta la forza di questa squadra di Rofrano. Per quanto riguarda il Pattano, dicevi tu, prima io volevo solo ricordare questa nuova San Vito Sapri, come dicevamo l'altra volta, sembra sia uscita dalla porta, possa rientrare dalla finestra, certo con i risultati e con un passivo di gol subiti che sono supera i 100 gol, è stata la peggiore il Sapri. Ecco, a proposito di questo, Fra, io voglio dire una cosa, voglio salutare innanzitutto Angelo Borrelli, che è il presidente, certo, del Sapri Calcio adesso, in questo momento. E la settimana scorsa, a fine trasmissione, mi è arrivata una telefonata di Angelo, e io sono legatissimo ad Angelo Borrelli, gli voglio un sacco di bene. Però voglio dire una cosa, non ad Angelo Borrelli, perché io rispetto, ammiro e tutto il resto, a qualcun altro. Attenzione, perché determinati passaggi ve li potete risparmiare, chiamate direttamente l'interessato, perché noi in fin dei conti abbiamo semplicemente detto per quello che era successo, come era successo e la situazione che era, perché vedere una classifica con 3 punti, 3 rinunce eccetera eccetera è naturale. Non abbiamo cercato di mantenerci e non, perché noi è bello, l'abbiamo detto più volte, eroicamente i giocatori del Sapri sono andati a giocare, abbiamo fatto anche l'elenco, forse sono stati poco attenti o le cose si vedono solamente nel momento in cui si parla in negativo. Però attenzione, io voglio bene ad Angelo Borrelli e lo voglio bene veramente, quindi un messaggio chiaro a qualcuno che spero lo capisca. Beh, il tuo è un messaggio ben preciso, credo, insomma, penso che gli interessati lo capiscano, ma tante volte io dico anche le interdizioni, insomma, il dialettismo, le frasi che tante volte si fanno nei bar, tante volte si nominano persone, possono essere fatte, come dicevi tu, all'interessato, anche perché la si costruisce e si cresce insieme. Poi è bello che ci sia la dialettica, insomma, e credo che sia anche democratico questo tipo
è questa forma di interscambio. Qualora non si verifica e c'è solo il chiacchiericcio, è ovvio che poi si arriva alle offese, si arriva ad altro. Questo non ci vuole arrivare nessuno. Teniamo conto in considerazione che noi che facciamo questo tipo di cosa lo facciamo perché come, abbiamo la passione di farlo, credo così. Franco, altrimenti dimentico, come per esempio io ammiro Cetrangolo perché alla fine si è presentato sempre a fare gli allenamenti, sì, nonostante sì, pochi, ci ha creduto un gruppo di giocatori, li ha cercati fuori Sapri, perché poi alla fine sono venuti a mancare tutti i giocatori di Sapri, però li ha cercati fuori, la squadra l'ha messa in campo, anche in 8, anche in 9. Ha continuato fino alla fine, quindi anche per questo ammiro Gaetano Cetrangolo, gli faccio i complimenti. Però, ripeto, qua nessuno è fisso. Quindi è molto chiaro, io dico solo e voglio ancora ripetere, questo tipo di lavoro è un qualcosa, e tante volte anche il frainteso dall'altra parte del piccolo schermo, deve essere tante volte, si deve bypassare e capirsi. Il chiacchiericcio trova il tempo che trova. Certo, noi che trattiamo tanti campionati, qualche volta sicuramente qualche notizia insomma è un pochino distolta, ma non è mai fatta di mala intenzione. Tante volte sono anche le fonti di informazione, assolutamente non si deve mai prendere in questo modo. L'interlocutore, chiunque esso sia, deve sempre capire e cercare di confrontarsi. Poi è ovvio, scusatemi, ma se il Sapri ha fatto un campionato di questo livello, io non escludo né l'allenatore, né la squadra, né la società. È inutile che mi vengano a dire poi, dici, ma tu in televisione, ma io in televisione dico la realtà, dico che il Sapri ha incassato 109 gol, ne ha fatti pochi, rischia di retrocedere, sta avendo un'ulteriore possibilità, la gente non va allo stadio a vederla, chiedetevi il perché e cerchiamo di risolvere il problema. Questa è la verità, è inutile che poi si dica, ah, ma quello ha parlato male o ha parlato, perché sono i dati di fatto, così come si parla delle squadre che sono in alto e così come si è parlato bene del Sapri negli anni passati, bisogna accettare anche le critiche della situazione che vive oggi la squadra e la città intera. Sì, in effetti è così, in effetti le cose vanno dette per quello che è e onestamente non ci abbiamo mai messo malafede nel dire le cose, anzi ci fa piacere vedere una squadra, anche se onestamente, se posso dire la mia, era meglio fare un campionato di terza categoria fatto diversamente che insistere su questo campionato di prima categoria dove già era stato provato e riprovato lo scorso anno che della squadra del Sapri a Sapri non se ne frega nessuno e non se la fila nessuno, a meno che non arrivi qualcuno che incominci da fuori a cacciare i soldi, allora tutti quanti poi gli andranno dietro. Ma se qualcuno deve andare a vedere la partita e vedere i ragazzi di Sapri come l'anno scorso era una squadra di Sapri con mister Scarpetta, tutti quanti si sono defilati e si sono allontanati dal calcio. Quindi a questo punto il discorso, ecco, là si è arrivato fino alla fine, qua c'è stato anche un aiuto che è arrivato, invece quella squadra là è stato l'impegno di tante persone che si sono veramente sì, fatti in quattro, prodigate, insieme sì, a Scarpetta, sì, insieme a Iannaco, Ettore Troia che era una fonte importantissima sia per quanto concerne la dialettica e la comunicazione, ma anche per l'impegno che ha messo e che ha dato per vedere questa squadra a Sapri. Quindi complimenti a quel gruppo. Questo qua purtroppo è stata una forzatura, perché se quel gruppo con Ciorciaro, con il presidente Pugliese è andato male, significa che qua non c'era qualcosa più non è la possibilità di fare calcio, almeno in questa fase. No, io credo pure, volendo, credo concludere Nicola, spero questa fase, di dire ovviamente tutti aspettiamo una risurrezione del Sapri Calcio con così, che a noi ci viene dal cuore, perché è ovvio che la squadra per noi è la città più vicina. Adesso si possono dire 100.000 cose, però, no, però siamo in una fase, certo, dove si parla. Tutti ci auguriamo però che torni il Sapri Calcio a vivere gli albori, insomma, o i tempi belli che ci ha fatto vivere fino a qualche tempo fa. Bene, noi praticamente questo era quello dovuto a livello di prima categoria. Sulla prima categoria vogliamo dire altro, noi voglio far vedere un attimino il riepilogo per la prima categoria, così lo facciamo vedere una volta per tutte e poi diamo la linea alla regia per le conclusioni. I verdetti finali, ripeto, Real Palomonte e Gregoriana hanno la promozione diretta in promozione, perché
Real Palomonte è arrivata prima e quindi di diritto. Gregoriana è la seconda miglior seconda, perché tre miglior seconde vanno direttamente in promozione. L'Alfanese è l'unico verdetto in negativo, vale a dire retrocessa direttamente, e facciamo i complimenti anche all'Alfanese, perché nonostante tutto è andata sempre a giocare, ha fatto il massimo sforzo, si è impegnata, quindi complimenti a Sergio Gerardo, ma complimenti anche per il settore giovanile, che dopo ne parleremo, sia a Leo Palladini che a Mimì Romanelli. Per quanto riguarda invece la situazione play-out, secondo il regolamento che noi conosciamo, funziona così: Rofrano verso Fipe Polla. A Rofrano la settimana prossima dovrebbe essere, poi la perdente di Rofrano-Fipe Polla dovrà affrontare in casa il Sapri. Quindi o Rofrano-Sapri o Fipe Polla-Sapri. Questa era la prima categoria. Una battuta finale. No, il quadro è chiaro, l'hai detto in maniera molto chiara, insomma, ai telespettatori che penso forse più gli interessati a questo punto aspetteranno i verdetti ovviamente del campo, questi ultimi verdetti. È stato un gran bel campionato per la verità, bisogna questo riconoscerlo, come un pochino tutti i campionati. Nulla, insomma. Avvincente dal primo all'ultimo. Complimenti a tutte le squadre. Quindi non abbiamo niente detto di negativo, ma bensì ci siamo semplicemente interessati ai fatti come sono capitati. La linea alla regia, restate con noi perché c'è ancora seconda e terza categoria. Bentornati, puntata numero 370, e partiamo subito con la seconda categoria. Eccoli qua, verdetti finali. Finale playoff. Pisciotta Proatena 2-0. Promossa in prima categoria l'Atletico Pisciotta di Mister Pifferi. Quindi è di tutti i giocatori che hanno seguito la squadra. Adesso la regia avrà preparato delle immagini che noi commenteremo o vedremo un attimino con di Gioacchino Cavaliere. Praticamente io voglio ringraziare Gioacchino che per tutto l'anno ci ha tenuto compagnia con queste immagini. Ecco qua, le vediamo, le immagini della festa, della partita. Ci saranno anche i gol che hanno decretato la fine di questo incontro, dove la compagine di Mister Pifferi è riuscita ad avere la meglio. Questo è il primo gol, vediamolo un attimo, il tiro di testa e la palla in rete, tutti e due realizzati da Ranavolo, Ranavolo che al 50° e al 70° ha deciso. Questo qua praticamente è al 45° ed è l'ultimo minuto del primo tempo, quindi la squadra è andata negli spogliatoi con risultato di 1-0. Una partita importantissima dove abbiamo visto il gruppo che ha messo insieme Mister Pifferi è risultato determinante, quindi una vittoria importante. E per il secondo anno consecutivo, Franco, il Proatena perde la finale playoff l'anno scorso con il Newmas. Guarda, io sono più che parlare del gol, parlerei delle immagini, parlano chiaro per quanto riguarda la festa e il tributo ma c'era tantissima gente, anche di anche aspetta, c'era l'autore del gol intervistato da Gioacchino Cavaliere. Diego, due parole. Come? Bellissimo gol. Sembrava che essere in fuori gioco, però è andata bene. Ranavolo, ecco, sì. Complimenti anche a Gioacchino Cavaliere per l'impegno e la passione che mette in quello che fa. Sì, no, dicevo, la cornice di pubblico è straordinaria. Sì. Poi, attenzione, per quanto riguarda la partita, Ranavolo credo che abbia fatto la differenza, perché credo che abbia segnato tutti e due i gol. Sì, sì. Tutti e due lui, dove è un attaccante, l'abbiamo visto, insomma, già sul primo gol, essere pronto a spedire una ribattuta, insomma, in rete.
Diciamo che questo l'Atletico Pisciotto è riuscito subito, insomma. E questo è il secondo gol sempre di Ranavolo. Qua siamo al 70esimo, quindi siamo a 25 minuti della seconda frazione. È il secondo gol dove praticamente la partita è chiusa. E diciamo che qualche minuto prima, 10 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, ha dovuto sostituire Di Luca proprio con Mautone, Mister Pifferi, quindi conosciamo benissimo Di Luca, sappiamo il valore che ha, certo. E qua sentiamo un'altra volta, se non erro, Ranavolo che si avvicina al microfono del nostro Gioacchino Cavaliere. E quindi complimenti, lo vedete inquadrato in primo piano, Ranavolo che è bravissimo, già dall'anno scorso. È stato il playmaker della giornata, quindi è ovvio, insomma, che le telecamere, l'attenzione questi sono i sostenitori del Pisciotto. Sostenitori, sì. Però diciamo che c'erano tantissimi anche del Pro. Sarà stato comunque un primo tempo abbastanza combattuto, perché segnare, insomma, gli ultimi minuti vuol dire che è stato un primo tempo combattuto. Giustamente questo è uno dei primi esempi che vediamo di come la squadra che gioca in casa, sappiamo, ha quel punticino a favore in più. E vediamo la festa di Mister Pifferi, infatti, che ha vinto l'ultimo campionato con il Pisciotta l'88-89, un po' di anni fa, se non è. Bene, quindi la e segniamo Ranavolo. Ranavolo è stato sostituito, siamo al 75esimo da Cappuccio, quindi Ranavolo è venuto vicino alla telecamera di Gioacchino Cavaliere, quindi complimenti all'Atletico Pisciotta, ma non c'è due senza tre. Gli auguriamo al Pro Atena l'anno prossimo di vincere questi playoff definitivamente, perché l'anno scorso pure sono stati sfortunati, l'hanno persi in casa col Massa. Sì. Quindi adesso vediamo la festa proprio qua, i giocatori del Pisciotta che vanno a festeggiare i propri sostenitori. E stavo finendo di dire che questa partita e questa squadra, vedremo, come vedremo poi più avanti nella trasmissione, è tutto a vantaggio delle squadre che giocano in casa. Questa è una cosa. Sì. Io credo che a parte Gregoriana e Real Palomonte, vedremo che sarà a vantaggio delle squadre che giocano in casa. E quindi sappiamo, diciamo una cosa, che la squadra che gioca in casa, fino ai tempi supplementari si gioca la partita, poi non si fanno i calci di rigore, perché il vantaggio di giocare in casa è proprio questo: se mantieni il risultato di parità, vai alla fine. Una battuta solamente con Mister Pifferi, i complimenti a Mister Pifferi. Risultato che inseguivamo da tempo, la squadra l'ho presa a fine che la girone d'andata, mi sono reso conto subito che era attrezzata, da punto di vista tecnico, tattico era sicuramente attrezzata, avevamo dei problemi a livello numerico, eravamo pochi, con il sacrificio, con l'aiuto, la società in effetti c'è stata vicina, i ragazzi si sono impegnati, abbiamo avuto un attimo di sconforto subito dopo le festività pasquali, quando abbiamo perso una partita per 5-0 a Casalvelino, una sconfitta che ci stava tutta perché ci siamo preparati male, però alla fine quello che noi volevamo era questo, era di salire di categoria, non le dico io il piacere che ho provato perché mi sento tanto più giovane, una cosa simile l'ho vissuta nell'89-90, sempre su questo campo, sempre con Pisciotta. È normale che in queste finali la squadra di casa è favorita, quindi noi dovevamo necessariamente vincere per poter passare. E per dire al dire il vero, per come era impostata la squadra del Pisciotta, che è una buona squadra, in realtà non era un'impresa facile da questo punto di vista da parte nostra. I complimenti anche a Mister Romano per essere arrivato a questo punto. Diciamo che la San Maurese ha distrutto questo campionato, quindi i verdetti finali sono che praticamente ha vinto la San Maurese, l'Atletico Pisciotta è arrivato secondo e ha vinto la finale playoff, la retrocessione è stata in nove vedi. Però no, credo che i complimenti bisogna farli anche a Lentiscosa, che è arrivato comunque la parte alta della classifica, così come altre squadre, il Gioi, l'Atletico Montesano, l'Lea Virtus, il Casaletto Foria San Mauro, Laurina Antestano, Atletico Caselle e il Novevelia, che purtroppo è retrocesso, credo. Il Lentiscosa del mio amico Mister Tardelli, Sergio Percopo, per chi lo conosce più direttamente, e cui è una bellissima squadra che ha praticato un grande calcio, ma soprattutto un gruppo che è coeso anche nel momento di difficoltà, quando il mister non c'era. Quindi i complimenti vanno
anche all'Endiscusa per l'impegno, la costanza, la coerenza che ha messo in tutto il campionato. Adesso noi ci tuffiamo nel campionato di... c'è ancora la seconda categoria e dobbiamo andare con la seconda categoria a vedere l'altro girone. Finisce la seconda categoria. Il conduttore è stanco, perché adesso parliamo di terza categoria. Quindi il fattore campo predominante anche qua. Vediamo Sassano Buccinese 4-2. Passa il turno il Sassano. Black Lion Real San Gregorio 3-1. Passano il turno i Black Lion. Nell'altro girone invece Stio Cilento Prignano vince la compagine dello Stio Cilento 2-1. Cilento 2008 Vatolla 3-1. Poi Polisportiva Marina, Folgore Acquavella 4-1, Scario Cellarum 3-1. Quindi questi, andiamo a vedere la grafica successiva dove ci saranno le finali playoff dei tre gironi D, E ed F. E saranno Sassano Black Lion, si giocherà sul campo di Sassano, Stio Cilento, Cilento Calcio sul campo di Stio e poi Polisportiva Marina, Prignano, si giocherà su Scario. Polisportiva Marina Scario, chiedo scusa agli amici di Scario, era notte quando ho fatto questa grafica. Comunque c'è la compagine di Scario di mister Giannattasio, si giocherà sul campo di Marina di Camerota. Che dire, Stio Cilento che ha battuto la compagine del Prignano. Determinante è stato il solito Catino praticamente che è stato decisivo all'88esimo minuto con un Eurogol. Precedentemente avevano segnato, erano passati in svantaggio la compagine di Stio e aveva segnato Di Concilio, aveva pareggiato al 25esimo Scaravelli e poi all'88esimo è stato determinante come sempre il giocatore Catino, e qui vanno i complimenti per la bellissima partita. Poi c'è Scario Cellarum, sì. Franco, questo te lo voglio lasciare No, io volevo dire, prima di Scario Cellarum volevo dire un'altra cosa. Dico, guarda caso, se è un caso, girone D, E, F e l'altro che abbiamo esaminato prima dei campionati, vincono tutte le squadre che giocano in casa. Sì. Solo Gregoriana, Real Palomonte e l'altro di prima, insomma è finito 1-1. Sarà un caso, dico probabilmente è così. Era l'ultima partita di campionato. Vabbè, sarà un caso. Perciò è bello certe volte vedere gli scontri e vedere i playoff. Proprio per questo motivo. Per quanto riguarda i Black Lions, è giusto, credo, insomma, dopo il campionato che hanno fatto, che facciano, insomma, lo scontro con Real Sassano. E che scontro! Così anche con Stio Cilento e Cilento Calcio. Ma io vado, giustamente, tu mi lanciavi la palla alle squadre più vicine a noi, di quelle che forse io ne ho parlato in più, soprattutto di Scario, e questa Polisportiva Marina, che si giocherà sul campo di Marina di Camerota, credo domenica alle 16:30, ma non ne sono sicurissimo, e vede due formazioni, quella che gioca in casa, che ha ultimamente praticamente segnato tanti di quei gol a valanga, Scario che ha fatto un grandissimo campionato, che ha perso qualche piccola occasione strada facendo, ma che presenta una squadra compatta. Forse qualcuno si chiederà come finirà, è bello a sapersi. Io dico solo, e lo dico questo a tutte e tre ovviamente i gironi che abbiamo analizzato, complimenti anche qui a tutte le squadre, ma Scario in particolar modo, perché Scario rispetto a tante altre realtà, io perché ho nominato spesso Scario? Tripletta di Cobucci, sì, che è un magnifico sinistro ovviamente della città scariota, di Scario, gioca anche Crisciullo di Capitella e qualche altro, insomma, che qualche altro innesto, brava anche Benny Di Mauro che ha fatto quello che ha potuto e tanti altri. Perché nomino Scario? Perché Scario è un paesino piccolo che conosciamo, insomma, non ha un proprio campo sportivo e ha dovuto sempre spostarsi. Ha giocato a San Giovanni a Pino gli anni precedenti, si è spostato a Torrossaia quest'anno. In una piccola comunità tenere anche un campionato di terza categoria e magari col sogno di vincerlo e fare la seconda non è una cosa semplicissima, manco a livello economico. Brava quelle
a quei dirigenti, bravo a quella comunità e bravo a tutto il resto delle squadre che militano in questi campionati di terza categoria. Dobbiamo fare i complimenti anche al Cellarum per l'impegno, la costanza che ha messo durante tutto il campionato e con l'orgoglio che, con cui ha voluto questi play-off. Perché poi praticamente alla fine diciamo che le prime cinque squadre che arrivano si possono iscrivere al campionato di seconda categoria facendo semplicemente una domanda. Le prime due sono già promosse, però dal terzo al quinto posto e Cellarum la merita la seconda categoria perché è una grande realtà. Diciamo che la rete del 3-1 è stata realizzata da Balbi, quindi complimenti anche a questo ragazzo. Poi nella squadra del Cellarum c'erano fior di giocatori, a partire da Nicoliello, a Bonizio, a tantissimi altri. Quindi complimenti perché la compagine di Mister Cipulla, come quella di Mister Giannattasio, hanno fatto un bellissimo campionato e hanno cercato fino alla fine di sopravvalersi sugli altri. Quindi complimenti anche al Cellarum. E un saluto a tutta la dirigenza del Cellarum che veramente ha fatto un bel lavoro. Mi concederai quei 20 secondi che mai mi concedi durante le trasmissioni? Assolutamente. In più, io direi di complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato, come abbiamo già detto, un abitacolo, Camerogi, Vispoggio, Geraso, Lentiscosa, Rodio, Magnocavalle, eccetera. E per ultima, Folgore Acquavella. Perché per ultima? Perché Folgore Acquavella ha fatto un bel campionato, è finito credo 44 punti, se non ricordo male, credo di sì. Però per fare Folgore Acquavella, noi abbiamo le immagini. No, io volevo fare prima delle immagini della partita, volevo fare una precisazione, sì. Però volevo farla ecco così affinché possano vedere la mia espressione gli amici di Acquavella, perché con le immagini viene un po' forse a essere falsata. Questo per dire cosa? La volta scorsa io ho parlato in prima persona della partita Buon Abitacolo Acquavella. Quello che è successo a Buon Abitacolo. Credo di essere stato frainteso da alcuni tifosi dell'Acquavella. Se così è stato, io me ne scuso e mi correggo. Io dissi e usai un'espressione colorita per dire gli amici di Acquavella se ne sono andati subito negli spogliatoi, ma non perché avessero paura. Tant'è che io so che i calciatori dell'Acquavella sono andati lì, hanno pranzato lì, hanno fatto il giorno di festa, sono combattivi, non si fermano mai, volevano giocare. Io usai solo un'espressione colorita per dire se ne andavano lì. Non c'era assolutamente intenzione da parte mia e credo neanche da parte degli atleti dell'Acquavella di far capire che non volessero fare la partita. Se così è stato, mi chiedo scusa io in prima persona e voglio che arrivi a tutti i tifosi di Acquavella e a tutti i tifosi che amano quella società e il calcio che la mia era solo un'espressione colorita, niente di più. Però l'avevamo detto che era un messaggio che arrivava di parte. Sì, assolutamente, assolutamente. Noi sappiamo l'onestà di quella parte e di quella gente, di quella diciamo società. Adesso lo possiamo dire, è finito il campionato. Noi, l'Acquavella ci stava simpatico. Ma ci siamo stati, abbiamo ripreso la partita, ne abbiamo parlato con quando, i dirigenti. Quando può, Teodoro, dopo che parliamo dell'Acquavella, ci fa rivedere quelle immagini dell'Acquavella. Ti ringrazio del momento, ma era giusto chiarire questo tipo di cosa, perché non vorrei essere frainteso nelle mie espressioni tante volte un pochino insomma colorite o di non hanno assolutamente nessun senso di offesa. Allora io mi sono riservato l'Acquavella per ultimo perché poi facciamo vedere anche le immagini che abbiamo registrato in quanto siamo stati ospiti ad Acquavella. Invece io l'altra partita era quella là tra Cilento 2008 a cui sono molto legato per un amico che allenava quella squadra negli anni, vale a dire il Cilento Calcio del mio amico Marcello Vaccaro. E praticamente il Cilento Calcio ha realizzato con Caporale una doppietta, poi c'è stato un gol di Apollino e poi il gol di Mutalapasi. Quindi anche qua i complimenti al Cilento che si appresterà a fare la finale contro lo Stio, quindi un in bocca al lupo sia a Stio Cilento, dove ci stanno tantissimi miei amici, ma anche al Cilento Calcio, a cui mi sento particolarmente legato. E adesso andiamo a parlare anche del Marina Folgore Acquavella. Marina Folgore Acquavella è una partita in cui il Marina era passato in, diciamo, l'Acquavella era addirittura passato in vantaggio con Bello, autore dell'1-0, poi subito ha pareggiato Esposito. Però voglio farvi notare una cosa: il primo tempo si è concluso 1-1, quindi il Folgore Acquavella la partita se l'è giocata. Quindi questo è un messaggio anche per Scario.
Certo, sì, la squadra di mister Infantini è a un altro livello, perché ha dei giocatori, io lo ribadisco per l'ennesima volta, doveva andare a giocare in una squadra di promozione dove prendeva un fior di stipendio e ha rifiutato quando lo volevo portare io l'anno scorso. Quindi avere Sasà là davanti, Sasà Esposito, che ha pareggiato il gol dell'1-1 al quindicesimo, quindi è tutto un altro dire, vale a dire, è come avere il centravanti del Torino in una squadra di Serie D, quindi praticamente... Però non è una colpa questa, insomma, Nicola, cioè vorrei... Melotti, diciamo. Assolutamente, non è una colpa... Il calciatore ha preferito giocare lì, insomma. No, ma se l'importante è divertirsi. La forza delle squadre è anche questa, insomma. Però noi abbiamo fatto, ribadiamo i complimenti sia a Infantini per il gruppo che ha creato, perché sicuramente Marina non merita di fare la terza categoria, si sono trovati in questo campionato, l'anno prossimo spero che facciano la prima, perché almeno la prima, perché è una squadra che ha dei trascorsi storici importanti. Però l'Acquavella è una squadra di tutto rispetto e il bellissimo gioco che ha espresso la squadra di mister Giuseppe Santoro ci è sempre piaciuto, l'abbiamo sempre detto, e noi ci piace vedere le squadre che giocano a calcio. Quindi adesso vedete proprio le immagini, queste riguardano proprio la squadra che ha vinto il Caprioli contro l'Acquavella e fu una bellissima partita, sì, ci siamo divertiti tantissimo. Andammo a fare la telecronaca. Poi voglio dire un'altra cosa, io e Franco abbiamo superato i 50 anni. Quindi ci possiamo permettere qualche battuta e poi permetteteci anche su determinate cose, a livello di calcio ne capiamo qualcosa e ve l'abbiamo dimostrato anche questa sera nella prima parte quando abbiamo parlato di prima categoria, perché determinate cose le abbiamo già lette, le abbiamo vissute e rivissute, sia come allenatori che adesso in questa fase, perché io e Franco la terza abbiamo fatto anche gli allenatori per parecchi anni e quindi... Io ho l'abilitazione da allenatore, lui è ISEF, quindi il discorso è anche un pochettino più concreto. Però la cosa bella è che ci divertiamo. Noi facciamo questa trasmissione per dare voce e luce al calcio territoriale. Però permetteteci, vogliamo anche divertire, perché un pezzettino ce lo vogliamo permettere, giusto? Ci mancherebbe, io sono senza parole, insomma, non aggiungo niente a quello che hai detto tu. E credo che sia questo il senso anche del giustamente nostro. È ovvio, insomma, che qui si parla di torno a ripetere, di tantissimi campionati, non si parla solo di qualcuno, di qualcosa. E può capitare anche il frainteso, il malinteso, la notizia che ti arriva così sospesa. È brutto sentirsi dire, magari da un'altra parte, ma prima di fare questo è giusto ti documenti. Noi lo facciamo e credetemi, più che io, lo dico per amicizia questa, so il lavoro che fa Nicola quale conduttore della trasmissione, ma soprattutto nelle ore notturne, per mettersi a posto tutti i classifiche. Scusa, gli amici di Scario. Che... No, ma questo anche perché le fonti di informazione o i giornali che qualcuno compra vedrà come danno notizie completamente. Infatti, già la città di lunedì, che è uno dei giornali più importanti del territorio, aveva tantissimi risultati sbagliati. Sbagliati. Quindi, anche le classifiche. Noi non ci limitiamo a. Noi vogliamo le conferme sui risultati e chiamiamo le squadre direttamente, però per la prossima stagione vi prego di essere delle persone che ci danno le notizie, ce le danno, magari noi le accettiamo e ci fa piacere. Poi per quanto riguarda i messaggi che arrivano a Franco la terza, sono messaggi diversi, quel messaggio a me non sarebbe arrivato. Abbiamo due messaggistiche diverse, insomma, cerchiamo, noi non ci facciamo mai, non ci facciamo mancare niente, ma tantomeno ci deprimiamo, anzi, questo per quanto mi riguarda, ma so che anche tu sei combattivo, ci dà ancora più forza di andare avanti. Sulla depressione state tranquilli che al momento non ne soffriamo, quindi siamo forti fisicamente e forgiati per andare avanti. Siamo ripartiti perché ci volevamo divertire ancora col calcio, certo, quindi l'abbiamo certo. Fatto insieme a voi tutti quanti che ci seguite. Adesso facciamo un salto, lasciamo la Serie D, il campionato di terza categoria e noi ci tuffiamo alla Serie D nazionale. Perché l'eccellenza nazionale? Perché c'erano due squadre che ci interessavano da vicino e l'abbiamo seguita il campionato di eccellenza con il nostro... Gerardo Lobosco e ce li troviamo qua, anche perché una è il Lago Negro. San Giorgio, che faceva l'eccellenza,
e ha fatto la partita col Lagonegro. La gara d'andata è finita 0-0, poi il San Giorgio si è imposto sul campo di Lagonegro per 2-0. Adesso il San Giorgio va a fare la finale, dovrebbe essere con non lo so bene con quale squadra, però l'altra che militava nel campionato di eccellenza, vale a dire l'Audax Cervinara, anch'essa va in finale perché ha vinto in trasferta e poi ha vinto anche in casa contro il Vasto Girardi. Quindi complimenti a tutte e due le squadre, cioè il San Giorgio e l'Audax Cervinara, che fanno parte dei gironi di eccellenza e che sono arrivate alla fase finale e si giocheranno semplicemente l'accesso in Serie D, è l'ultimo atto. Poi per quanto riguarda invece il campionato di promozione, siamo arrivati alla fase finale dove c'è stata Eclanese Cicciano, c'è anche la grafica, eccola qua, Eclanese Cicciano finita 3-2, quindi Cicciano è fuori, e Cicciano pure faceva parte del nostro territorio. Poi invece il Calpazio ha perso 4-2 contro il Procita, quindi eliminato anche il Calpazio, dove si puntava tardissimo per il campionato di eccellenza. Ci restano adesso il campionato allievi provinciali, velocemente daremo i risultati e poi andremo alla conclusione della trasmissione. Alfanese, eccole che arrivano. Giustamente la regia ha messo la sigletta, io chiedo scusa. Eccole qua, Alfanese Ponte Cagnano, siamo alla 24esima giornata, 2-5, Monte San Giacomo Sporting Club Celle 3-0, Feldi Eboli Provelli Antilia 3-3, Golfo di Policastro Campagna 3-2, Sant'Arsenese Poseidon 0-11, poi Agropoli Rocca d'Aspide 0-3, ha riposato la Gelbison. Classifica Ponte Cagnano 59, Poseidon 56, quindi hanno vinto automaticamente. Comunque i complimenti vanno alle squadre del territorio: Monte San Giacomo, Provelli Antilia, Alfanese, Rocca d'Aspide, Golfo di Policastro, Sant'Arsenese, che hanno fatto benissimo. La settimana prossima invece ci saranno queste gare e sono Campagna contro Sant'Arsenese, Gelbison Agropoli, Monte San Giacomo, Provelli Antilia, Ponte Cagnano, Feldieboli, Poseidon, Alfanese, Rocca d'Aspide, Golfo di Policastro, dovrà riposare la compagine dello Sporting Club Celle. Io pregherei di andare avanti con le grafiche alla regia, perché vi voglio dare anche la finale per quanto riguarda la Juniors regionale. Siamo alla fase finale dove Juve Indomita ha battuto Rinascita San Giovanese ha battuto Juve Indomita per 2-6. Praticamente i marcatori per la Juve Indomita sono stati Riccio e Toscano. Per quanto riguarda la San Giovannese, ha segnato Giorgio una tripletta, poi De Martino e Lovriso. Attenzione, qua la compagine della Rinascita San Giovannese ha eliminato nella semifinale il Calpazio, quindi che ha vinto il campionato. Adesso c'è una grafica. Prima della grafica io chiederei al nostro regista di pazientare un secondo, perché voglio fargli telefonare un amico che praticamente adesso gli manderò il numero alla regia di questo amico per poterlo contattare telefonicamente. Così avremo un contatto telefonico al volo. Io chiedo scusa, stiamo facendo tutto al volo e quindi praticamente il numero tra poco arriverà sul telefono del nostro regista. Intanto io praticamente vi leggo la grafica relativa a questo stage che ci sarà sul campo di Torre Orsaia, stadio comunale Carmine Speranza di Torre Orsaia, giovedì 1 giugno e venerdì 2 giugno. Per quanto riguarda i campionati giovanili, perché si sta costruendo qualcosa di importante con la Gelbison, il 1 giugno ci saranno Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini, insieme ai giovanissimi. Poi per quanto riguarda invece, giovanissimi sono 2003-2004, per quanto riguarda il 2 giugno ci saranno gli allievi
2001-2002 e la Juniores, perché si sta per costruire la Juniores nazionale, quindi 98, 99 e 2000. Stiamo cercando di metterci in contatto telefonico con una persona, vediamo se riusciamo a contattarlo. Io volevo aggiungere solo una cosa, Nicola, mentre ci aspettiamo, che è un progetto alquanto ambizioso questo che si sta costruendo a Torre Orsaia, perché giustamente tu parlavi di Juniores, diciamo che la Gerbison sta nazionale, c'è un grosso investimento da parte di una grossa società e tante, credo che tanti ragazzi debbano avere come riferimento per far parte di campionati importanti proprio quella realtà che spero nasca e resti, soprattutto visto che poi insomma da noi diventa un po' difficile tutto, perché è un grossissimo progetto da parte della Gerbison. Ci siamo? Ok, buonasera Lorenzo Capobianco. Buonasera, ciao Nicola, buonasera a tutti e tutti gli spettatori. Buonasera. Ok, grazie, io ti rubo giusto due minuti. Allora, noi abbiamo fatto vedere il manifesto relativo, adesso Teodoro può far vedere anche se può la foto, perché c'è Lorenzo Capobianco, c'è la grafica, eccola qua. È arrivato un attimo Teodoro in regia a dare una mano, lo ringraziamo perché è venuto a dare una mano al nostro regista. Lorenzo, parliamo di queste due giornate. Sì, niente, io colgo l'occasione e ti ringrazio anticipatamente perché mi dai questa possibilità. Volevo mettere a conoscenza che noi, il gruppo di Torre Orsaia, abbiamo raggiunto un accordo con la Gerbison Calcio, quindi per conto loro stiamo organizzando un raduno nei giorni 1 e 2 giugno, sarebbero rispettivamente giovedì e venerdì, al campo sportivo di Torre Orsaia, al campo comunale di Carmine e Speranza di Torre Orsaia. E precisamente nella giornata di giorno 1, giovedì, noi faremo il raduno per quanto riguarda le categorie dei primi calci, piccoli amici e pulcini, e inizierà dalle ore 16. Invece per quanto riguarda la giornata di giorno 2, che sarebbe venerdì, organizzeremo la mattina dalle ore 9.30 le categorie giovanissimi e esordienti, e invece il pomeriggio a partire dalle ore 15.30 ci saranno i raduni per le categorie degli allievi e della juniores. Ecco, innanzitutto io ti faccio i complimenti, l'abbiamo fatto in precedenza per quanto riguarda il campionato di prima categoria e per il supporto che hai dato al Rofrano. Però diciamo una cosa importante: costruire e creare questo progetto per il territorio, avvicinarsi alla Gerbison, perché qua praticamente, diciamo la cosa come sta, si sta costruendo un settore giovanile importante e si sta anche creando la Juniores, quindi tantissimi calciatori del 2008 e del 2000, diciamo del 99 e 2000, che vogliono crescere calcisticamente, possono farlo grazie al tuo supporto, ma anche a quello della Gerbison, che è una squadra di Serie D. Sì, in effetti il progetto che noi amici di Torre Orsaia ci siamo prefissati è quello di cercare di dare una possibilità ai ragazzi del territorio, soprattutto chi dovesse avere i requisiti e le caratteristiche giuste per poter sfondare un po' nel mondo del calcio, perché il discorso che io ho sempre fatto è che qui in zona, invece che badare al proprio orticello, noi dovremmo essere in grado di metterci tutti quanti insieme, però mi rendo conto che non è una cosa facilissima da effettuare, in quanto ci sono in ballo interessi. Tu pensa che per il raduno che dobbiamo organizzare ed è giorno 1 e giorno 2 stiamo subendo una serie di boicottaggi, di minacce. Ecco, però diciamo un'altra cosa, scusami, io voglio fare un intervento. Tutti i giocatori, tutti i tesserati possono partecipare, perché il cartellino è valido fino al 31 maggio, giusto Lorenzo? Guarda, noi ci eravamo prefissati che di dover fare l'invito a tutte le società. Certamente qualche società ci saremmo anche dimenticata di avvisarla, però abbiamo creato questo tipo di pubblicità. Io ti ringrazio, come ho detto prima, anche ringrazio anche te che stai facendo questo tipo di passaggio, perché abbiamo messo i volantini nei vari paesi, e anche su Facebook e sui social siamo presenti con questo tipo di attività, e quindi chiunque volesse partecipare con l'avallo e quindi con l'otto della società
Noi basta, noi accettiamo tutti, purché abbiamo o la nulla della società o il beneplacito del genitore che volesse partecipare e venire a vedere. Però diciamo che forse la società per i tesserini non è più valida per, diciamo che è più un discorso di buon rapporto con le altre società, perché se un ragazzo di quell'età vuol partecipare può farlo, perché oramai sì, cambierà. Sì, ma infatti purché ci sia l'autorizzazione dei genitori, i ragazzi possono farlo tranquillamente. Ma noi, guarda Nicola, noi non vogliamo dare fastidio a nessuno, noi ci stiamo prefiggendo soltanto la possibilità di dare a qualche ragazzo del territorio che avesse le caratteristiche giuste per sfruttare il mondo del calcio. Noi vogliamo porre un programma di crescita, di allenamento e di formazione anche a livello non solo come atleta ma soprattutto come uomo a un livello superiore secondo me a quello che si sta facendo ultimamente. Questo poi ce lo potrà dire solo il campo, però chi mi conosce sa che io se devo cimentarmi a fare una cosa cerco di farla al meglio, se la devo fare tanto per, io non mi sono mai messo in situazioni del genere. Lo so, perché lo so. E allora io ti a voglio. Mi piace fare queste figure. Queste allora figure. Io ti ho dico. Il supporto dei dirigenti della Gerbison a far sì che loro ci dessero una mano per cercare di costituire questa cosa. Allora, l'ultima battuta mia, poi c'è una curiosità di Franco La Terza. Allora, tu hai creato anche uno staff dove c'è anche un preparatore dei portieri, quindi qualsiasi ragazzo voglia crescere anche calcisticamente come portiere, c'è un mi confermi che c'è Roberto Capobianco come preparatore dei portieri? Ascolta, il discorso di mio fratello è dovrebbe esserci quasi sicuramente, però queste sono tutte quelle cose che noi dobbiamo andare a definire man mano che il progetto si evolve e si sviluppa. Tu, come ho detto prima, io non lascio nulla al caso, cioè se sì, no, ti conosco, cosa, la dobbiamo fare in determinato modo e quindi che sia mio fratello che sia un altro preparatore atletico, il ruolo dovrà essere coperto, non è quello il problema. Va bene, adesso c'è una curiosità di Franco La Terza. No, una curiosità molto curiosa, Renzo, noi ci siamo visti, ciao, buonasera a te, ci siamo visti a Policastro e guardavamo la rappresentativa del Golfo di Policastro, insomma i ragazzi giovani dell'Under 17, di squadra, una bellissima squadra, di quel, un bellissimo gruppo. Sì. Dell'Under 17, volevo dire questo, la conflittualità, è ovvio che si parla di conflittualità nel momento in cui non è recepito il tuo messaggio e dai propri dirigenti viene detto ai ragazzi ma non andate lì perché lì è come al solito succede. Ecco, io dico, visto che questa è stata la rappresentatività per eccellenza del mondo del calcio, scusami questo gioco di parole, ecco la squadra più rappresentativa, pensi che ci possa essere proprio con Policastro, con quella società Pixus Golfo di Policastro, qualche ostruzione particolare rispetto a tante altre situazioni, Renzo? Guarda Franco, io non, per mia prassi non ho mai voluto cercare problemi, mai voluto dare fastidio a nessuno. Io quando parlo di apertura totale a tutti mi riferisco a un discorso, come detto prima, di non guardare in piccolo ma di guardare in grande, perché qua non si deve guardare gli interessi delle società, di dirigenti, qua bisogna guardare l'interesse dei ragazzi. Io non ho mai chiuso le porte a nessuno. Ti posso dire che è stato fatto il contrario, molto spesso mi sento dire da amici ah ma poi a te non ti chiamano perché così, perché così. Nicola qualche volta in trasmissione mi ricordo una volta invece una domanda, ma perché poi quando chiamano te tutti quanti hanno un po' paura, me lo fece pure Gerardo. E stai in dibattito forse? Io non ho la pretesa di piacere a tutti, ma io penso che dipenda dal fatto che io quando devo fare una cosa la voglio fare al meglio. Io dico sempre, non voglio essere la Juventus, però no. Anche se sono a un livello bassissimo, se non c'è organizzazione e programmazione non ti va da nessuna parte, quindi non cerco di effettuare un discorso anche di qualità, perché ne devono beneficiare soprattutto i ragazzi, perché bene. I ragazzi quando vedono che c'è un'organizzazione attorno è tutto molto più semplice, anche un impegno maggiore da chiedere da parte loro, perché qua oggigiorno il problema è anche che rispetto a quando ho fatto il settore giovanile tanti anni fa a Torrossaia, dove poi i risultati si sono visti sul campo, che è la cosa che conta di più poi,
E il discorso è che qua i ragazzi ogni giorno li devi pregare per venire a fare attività sportiva, no? Perché sono impegnati tra scuola, tra computer, telefonini, e quindi non c'è più l'abitudine al sacrificio, ad avere l'umiltà di svolgere l'allenamento anche con il cattivo tempo e con queste cose qua. Auguri per il progetto, Renzo, io te lo faccio in prima persona. In bocca al lupo, ti lasciamo al lavoro e ti chiediamo scusa se abbiamo disturbato perché stavi lavorando e quindi ti lasciamo lavorare. Non è mai un disturbo con voi, è un piacere sempre. Ti ringrazio del passaggio che mi hai consentito e buona serata a tutti. Grazie e un saluto a tutti gli amici di Torre Orsai. Ciao, buona serata, grazie. Ecco, noi fra siamo alla fine. Sì, abbiamo sentito Renzo, insomma. E ci fa sempre piacere, ci fa piacere. È uno dei pezzi da 90. La mia ovviamente a lui era una domanda provocatoria. Vabbè, proprio tu... perché ovviamente è giusta la risposta. No, diciamo scontata, che, diciamo di... che in conclusione, diciamolo per quindi... chi ci segue, quella è stata una bellissima realtà, sì, che poi purtroppo non si è concretizzata. Alla fine ci sono stati degli intoppi, sennò quella squadra là vinceva il campionato di Under 17. Sono curioso di sapere come si dice a quei ragazzi, ma attenzione, resta qui perché qui... Insomma, no, vabbè, comunque c'è dietro una società, c'è un gruppo, quindi è anche giusto che dopo tutti i sacrifici che hanno fatto... Consentimi di essere facciano il proprio malizio. Dovere. No, vabbè, se una società... ha fatto dei sacrifici per portare i giocatori a però se nasce un bel progetto a mondo bisognerebbe seguirlo, no, da persone diciamo intelligenti. Che c'è il vantaggio che è un giocatore under 17 che può far parte della juniores, della Jamison, si va a fare la juniores nazionale, quindi è tutto un altro discorso e poi può essere un under, certo, e prendere dei soldi già. Ecco, saluti finali. Sì, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata che vi è parsa un po', si è vista la stanchezza anche noi, giustamente, è un anno che siamo nello studio, è un anno che parliamo di queste cose, quindi stasera si è sentita un po' di più la stanchezza anche da parte nostra. Però ovviamente io sempre con fierezza e con contentezza saluto come al mio solito i telespettatori, grazie, arrivederci credo alla prossima volta e grazie a te Nicola ovviamente come sempre per l'invito. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito, sempre numerosi anche sui social network. Per chi ci segue sui social network, ricordiamo che 105 TV è sul canale 96 e 596 HD del digitale terrestre. Grazie e ci vediamo la settimana prossima. Questo programma è presentato dall'Associazione Giornalistica Sportivo-Culturale per la Crescita dello Sport Territoriale, L'Altro Calcio e L'Altro Giornale. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it.